Allora, sei bistaff. Insomma, questa storia della Via Marina, come si chiamano, non mi ricordo, The Or, si chiamano, comunque pedane, volgarmente dette pedane, ha creato, adesso a parte la battuta, non pochi problemi, ma serissimi problemi, almeno nell'immediatezza, all'economia che gira nelle vicinanze della Via Marina Alta. Sì, ha creato parecchi problemi perché invece di, come dire, di migliorare il traffico stradale lo si peggiora con delle scelte sbagliate. Ma la cosa, a mio avviso, che dico pacatamente, in modo garbato, uno quando fa una cosa che si rende conto che non va, che c'erano tutte le buone intenzioni, capisce che comunque è una scelta sbagliata, Ci facciamo un passo indietro. si deve ritornare indietro. Le Però si persone poteva fare un intelligenti. passaggio prima, perché non siete stati Ma consultati, mi questo è il dicevi? problema. Ma qui che noi diciamo ci siamo arrabbiati, Che il tutti cittadino va comunque gli al di là di. artigiani commercianti, saremmo oltre 150 negozi, abbiamo fatto un comitato grandissimo, quindi cioè che non, nessuno ci ha interpellato, nessuno ci ha detto nulla. E allora io mi chiedo, sbagliando sia nel metodo che nel merito, perché io dico questo: le isole pedonali ci sono in tutta Europa, ci sono, è giusto, abbiamo il Corso Garibaldi, abbiamo la Via Marina Bassa. Si poteva fare sulla via Marina Sozzo. Le alternative Allora c'erano, io mi diciamo. chiedo, prima, Focalizziamoci su due cose che a me balzano. Allora, non siete stati consultati e adesso fare il passo indietro non è una vergogna. Insomma, questo può essere la sintesi? assolutamente, io ritengo che al sindaco l'hanno portato sulla strada, cioè al sindaco, voglio dire, che penso che non sia stata neanche un'idea del sindaco questa. Su una strada sbagliata, perché anche loro l'hanno capito, lui è persona intelligente, l'ha capito che E non. adesso cosa si dovrebbe fare secondo Adesso bisogna Sebastiano? intanto ritornare indietro, nel senso, io ti posso dire, numeri alla mano, c'è un calo di fatturato del 40-50% nei negozi, Alcuni mi dicono anche oltre, perché ho anche fatto un po' il sondaggio pure io. Il 70, alcuni mi dicono a me, ma noi diciamo 40%. E allora io chiedo, per 4-5, Attività. Che come per chiamiamo? l'amor di Dio, voglio dire, Chiamiamo perché. le eccellenze della nostra Sì, città. no, sono Sono eccellenze, diciamo. eccellenze, Come sei ognuno. un'eccellenza anche tu, diciamo le cose. Che a Esatto. Reggio ci sono dei negozi, delle attività che Si può sono. Ecco, penalizzare una città così perché questa è la domanda di Sebi Staff. la provincia non viene. Quindi lanciamo il messaggio così, abbiamo Sì. sintetizzato. Insomma, cerchiamo di rivedere Bravo. e capire se c'è un'alternativa. Ma così come stanno le cose non La vanno? provincia non Abbiamo viene, tradotto bene? ok? Non va assolutamente, ma non è che ci vuole Leonardo da Vinci qua. Ma basta che loro si fanno un giro e loro lo sanno perfettamente, adesso non lo possono dire perché, voglio dire, io hanno capito che hanno fatto un errore e quindi Però qua errare nessuno humanum est, si dice. Va l'ho bene. votato io Falcomatà, Ecco, lo quindi rivoterai? ma io lo No, rivoterò. vabbè, non facciamo politica perché adesso era la cosa era più Sono un seria. uomo di centrosinistra e anche Quindi. qui, voglio dire, il centrosinistra. Voglio dire, una volta la sinistra combatteva e cercava di Insomma, questo per fare dire, Sebi, il bene scusami. comune, Il bene comune. però Insomma, tu hai votato Falcomatà. non il bene di poche persone. Ecco, tu hai votato Falcomatà, ma Mi giustamente gli sono dici, anche guarda, questa. candidato, Ecco, ti sei candidato. sì, per collegare, Quindi voglio la cosa dire non va, quindi gli dici anche cortesemente, rivedi la sindaco, cosa. voglio dire io, facciamo un incontro, ragioniamo con tutti i commercianti di Reggio, non solo con noi del Corso Garibaldi, cioè qua ci sono tutti, cioè E io ho visto, organizziamo tutta la città, e anche perché poi anche noi riorganizziamo, cittadini voglio dire, viene qui meglio anche allora per c'è un noi. primo problema,
una strada così importante, la Via Marina Alta, importantissima perché Reggio Calabria è messa in orizzontale, Quindi quindi è un'arteria fondamentale per spostarsi, un'arteria questo, ma questo fondamentale lo e capiscono quindi non anche. si può bloccare. Secondo problema, succede un incidente, stanno succedendo incidenti sulla Via Vabbè, le Marina. pedane dice che si possono passare sopra anche i mezzi Ma pesanti, quindi. anche su questo, ma tu No, ti possono immagini i passare. pompieri che passano mentre Saltano. si prendono il gelato, saltano, che fanno? E Esatto. poi, altro problema, non ci sono i parcheggi. Il numero dei parcheggi sì, Non non ci ci sono sono, i comunque parcheggi. sono, si sono allontanati di molto dal centro. Non ci sono, ma ho capito, Quindi però io queste se mi prendo, questioni, se mi devo chiudiamola, prendere, così se l'intervista si diventa devono fare i lunga. capelli da noi, non è che possono È parcheggiare al certo, porto. lo so. E allora, Almeno ci spostiamo abbiamo noi sollevato dal. la questione, noi la giriamo attraverso i nostri mezzi, non solo al No, sindaco, ma. io Sì. vorrei fare una Fai la riflessione, chiusura. in modo, voglio dire. Quindi, in conclusione, il messaggio che vuole lanciare Sebi Staff. Cioè, il messaggio che voglio lanciare io a nome mio e al nome, voglio dire io, di questo Del comitato. comitato, che diciamo a breve vorremmo anche incontrare l'amministrazione, il sindaco, chi, tutti insieme, è questo, io dico questo, allora non c'è motivo perché le strade non si possono chiudere, stiamo, come dire, imbruttendo la città. Io capisco che tutti devono lavorare, ma non è che in ogni traversa può nascere un gazebo, un qualcosa che poi non si può passare, che poi diventa difficile, si creano dei precedenti pericolosi. Quindi alla fine chiederete come comitato questo Noi incontro chiederemo, si è sbagliato, si ritorna indietro, si apre la Via Marina, i signori, diciamo, i bar che sono sulla Via Marina, ce l'hanno già, voglio dire, uno spazio comunale che possono lavorare tranquillamente, tanto voglio dire, c'è uno spazio Loro non grande che. fanno parte del comitato, no? No, io non lo so se vogliono entrare a questo punto, Ecco, no, vabbè, era una perché battuta però. facendo i conti anche loro, io penso che nei primi giorni si sono resi, nel primo mese si sono resi conto che ci hanno perso pure loro. E allora non c'è motivo di fare polemiche, qui nessuno vuole fare polemiche. Insomma, Noi, se soprattutto noi di centrosinistra, chiedete. non siamo per chiudere le strade, ma per aprirle e per migliorare il traffico stradale. Poi ben venga là dove c'è bisogno, voglio dire, mettere altri tavolini, creare posti di lavoro, però non si possono eliminare altri posti di lavoro. Penalizzare altre attività. E Perfetto, questo è il punto. chiarissimo il messaggio. Grazie a Grazie Sebi Staff. a voi.